buon pranzo a tutti e una felice giornata da trascorrere insieme. Anche oggi il Signore ci ha benedetti e vogliamo benedire anche gli altri che sono alla ricerca di Dio e di Gesù. Con questo non mi voglio prolungare tanto, perché non vorrei stancare qualcuno, ma solo vi dico che il Signore è grande e sta facendo miracoli nella nostra vita. Chi ancora non l'ha capito, si lasci trasportare da qualcuno che ha avuto esperienza. Ho girato in largo e in stretto, sia a destra che a sinistra, ovunque, e solo nel Signore ho trovato la mia pace. E ora la mia pace la voglio condividere con ognuno di voi. Non solo la voglio condividere, ma anche voglio aiutare a qualcuno che ne abbia di bisogno. Non è per altro, ma è solo perché mi sento di poter fare qualcosa per il mio simile. E detto questo, non solo che vi invito a avvicinarvi a Dio attraverso Gesù, non solo questo, ma vi dico affrettatevi a avvicinarvi a Dio, perché questa esperienza, questi momenti di gioia non dureranno tanti. Arriverà un tempo che si chiuderà questa porta di grazia. E come vedete attraverso alcuni filmati che ho mandato, vi ho avvisato in un modo o nell'altro che vi dovete dare da fare ad avvicinarvi a Dio, e non solo avvicinarvi, anche a far parte della famiglia di Dio, accettando Gesù come Salvatore. Solo questa via esiste, che vi porta alla salvezza eterna. E non solo questo, quando arriverete a questo punto non avete più problemi nella vostra vita, perché Dio provvederà al vostro sostegno. Non vi mancherà il pane, non vi mancherà il sostegno, perché ci sarà un tempo presto che siamo e saremo messi alla prova eterna. E chi non ha fatto questo passo ad avvicinarsi a Dio, a Gesù, e dando la vita e il cuore a Gesù, purtroppo avrà dei problemi grossi, grossissimi. E non per altro vi voglio esprimere in questo modo, e non solo in questo modo, anche con ceste e con tante altre cose, per attirarvi a Dio e Gesù. Perché? Perché vi voglio bene e non voglio che nessuno perisca, come Gesù dice nella sua parola. La parola di Dio dice che nessuno perirà. Dio dà possibilità a tutti di avvicinarsi, periranno soltanto quelli che hanno rifiutato lo Spirito di Dio e si sono donati a chi prenderà il suo cuore e la sua anima in eterno per distruggerla al nemico.
E mia cara, nella grazia, il nemico sta facendo grosse battaglie per avere la vostra anima, di chi non va avanti verso Dio e Gesù. Bene, miei cari, vorrei dare una piccola preghiera per darvi possibilità. Dio ci benedica ancora questo giorno. Nella pace di Dio e di Gesù. Amen.